Partito. Azione. Ma lei si rende conto? Ma come si permette? Come si permette di entrare così all'improvviso? Senza un appuntamento? Senza bussare mentre sono con un paziente? Ma lei si rende conto? Che cosa ha nella testa? Ma mi vuole rispondere? Se lei fa così, si dimostra una stupida. Anzi, lei è una stupida. Lei non può interferire, lei non può cambiare la rappresentazione che sua figlia ha della sua realtà interiore. Ma lei si rende conto? Tuo marito non può arrivare all'improvviso e cambiare e parlare di pompini. Hai capito? Non può. E tu non puoi trafugare fra le miniature. Trafugare cosa? Che cosa? Ah, prima di tutto mettiamo un po' le cose a posto. Abbassa la voce e cambia tono. Poi, oltre a questo, io non ne posso più sentire parlare di queste miniature. Io mi sono proprio rotta i coglioni. I coglioni di te e di mio marito, del fatto che tu sei una continua contraddizione. Un giorno ci devo essere, il giorno dopo non ci devo più essere, devo coinvolgere mio marito, poi non lo devo più coinvolgere. Cosa devo fare? Che cosa? Esatto, non deve parlare di pompini tuo marito, hai capito? Io non ho neanche detto di parlare di pompini, lui parla di pompini tutto il tempo. Parla di pompini perché lui o parla di pompini o parla di calcio, come tu parli o di miniature o di zone di comfort. Tu non hai idea della merda che ingoio io di giorno, sì. Col sorriso sulle labbra. Tu non hai idea, io la sera mi faccio un fegato così. Hai capito? Io non posso più vederti. Non posso più vedere tua figlia. Io non posso, hai capito? Io non posso perché c'è un codice deontologico. Lo capisci? Tu che cazzo fai? Cosa fai? Cerco di non impazzire. Ti sei innamorato? Mi sono impazzito.